Ciao a tutti ragazzi, eccoci con il quarto episodio del Let's Play di StarCraft 2 Heart of the Swarm. Procediamo subito con la quarta missione. Jim, sei su questa frequenza? Jim, ci sei? Sono al punto d'incontro, non c'è nessuno. Ho riflettuto su quello che hai detto. C'è qualcosa di oscuro in me, Jim. Ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi ascolti. Per una notizia importante. Ieri il noto ribelle Jim Raynor è stato catturato durante un ardito blitz. Dopo un breve interrogatorio, è stato giustiziato. L'imperatore Mengsk ha dichiarato: fieri cittadini del dominio, sono lieto di annunciarvi che il nostro incubo è finito. L'immorale terrorista James Raynor è morto. La sua morte inaugura una nuova era di pace. I Protoss si sono ritirati dal nostro dominio. E la minaccia Zerg è stata annientata. Lo sciame è spaccato e allo sbaraglio. Presto stermineremo tutti gli Zerg rimasti su Char. In breve, noi abbiamo vinto. La pace e la sicurezza sono garantite. Buonanotte, miei fedeli sudditi. Mengsk. Navigazione operativa. Destinazione. Spazio Zerg. Confermare. Confermo. Quindi eccoci ragazzi, alla prima delle due scelte dei pianeti che ci troveremo ad affrontare. Come si sviluppa, e vediamo quindi come si sviluppa in realtà la campagna di StarCraft 2 Heart of the Swarm. Si sviluppa appunto con la scelta di un pianeta su cui dovremo svolgere tutta una serie di missioni. Terminate le missioni su quel pianeta, ci sposteremo su quello successivo. Io penso che andrò in ordine. C'è prima Kaldir, andremo prima su Kaldir. Le trasmissioni del dominio intercettate indicano che lo sciame Zerg si è diviso in varie fazioni. Una matriarca di nome Nafash ha portato la sua progenie sulla luna ghiacciata di Kaldir. Recenti rapporti indicano una presenza Protoss. Ci sono buone probabilità che Nafash stia combattendo i Protoss per il controllo di Kaldir. Si ritiene che la sua genia contenga organismi Zerg molto evoluti e pericolosi. Oppure possiamo andare su Char. Parte dello sciame si trova su Char, sotto il comando di una matriarca di nome Zagara. Sta combattendo una guerra continua contro le forze del dominio del generale Warfield. La scelta è solo la nostra. Ovviamente voi potete scegliere quello che volete, io però proverò ad andare direttamente su Kaldir.
Questo è un leviatano, ovvero l'ammiraglia della flotta Zerg. Accetteranno come la loro regina, oppure inizierò a ucciderli uno per uno finché non lo faranno. Cosa sei? Io sono Isha. Un tempo solevi conservare dentro di me tutte le idee, i pensieri e i piani. Non ricordi? Sì. Mi ricordo di te, ma la cosa importante è che tu ti ricordi di me. Tu sei la regina delle lame. Ti obbedirò. Perfetto. Richiama lo sciame e preparati a raggiungere Cora. Lo sciame è nel caos e non risponderà al tuo richiamo. Buona parte degli Zerg su Kaldir sono sotto il controllo della matriarca Nafash. Mira a creare il suo sciame. Finché vivrà, lo sciame sarà diviso. Non per molto. Portaci sulla superficie. Andiamo quindi a vedere come in StarCraft 2 Wings of Liberty avevamo accesso all'Hyperion. Qui abbiamo accesso al nostro Leviatano con tutta una serie di conversazioni che vi consiglio sempre di fare perché danno dettagli aggiuntivi e informazioni sulla storia. Secondo gli esploratori, Nafasha ha creato una colonia in questa pianura, ma poi l'ha abbandonata. Si è spostata in quelle valli ghiacciate. I Protoss devono essere lì. Parlami di questo Leviatano. È l'organismo da cui comandi lo sciame. E questo è il suo centro nevralgico. E può portarmi su qualsiasi pianeta io desideri? Certamente, mia regina, ma le nostre forze sono limitate. Prima di conquistare altri pianeti, ti consiglio di reclamare le tue forze qui su Kaldir. Lascia a me la strategia. Ora, che altro posso fare su questo Leviatano? Nella fossa evolutiva potrai evolvere e potenziare lo sciame. La creatura Avatur potrà aiutarti. Creatura Abathur, che è anche, penso, il più bel personaggio e il migliore tratteggiato in Art of the Swarm. Arcturus, hai preso Jim. E in cambio io prenderò la tua vita. Andiamolo a conoscere, ragazzi. Cosa sei? Abathur, evolvo sciame, manipolo sequenze e ceppi, servito unicamente, poi servito regina di lame. Ora servo te. Io sono la regina delle lame. Diversa. Esamino ceppi genetici. Regina di lame era efficiente. Antiche qualità Zerg. Influenza Terran minore. Tu, infettata con più materia Terran. Progettazione arti inadeguata. Posso migliorare. Restituirò migliorati. Non toccarmi. Unico obiettivo è evolvere sciame. Cercare perfezione in tutto. Lavorare in fossa evolutiva. Qui posso esaminare il mio lavoro. Molti benefici con evoluzione di sciame. Inizia con Zergling. Sciame soffre su questa luna. Pensavo che avresti reso i miei Zerg più forti. Kaldir fredda come spazio profondo. A parte Leviatano, nessun motivo per specializzare sciame in tale freddo. È forse una scusa?
adattamenti non necessari, sprecati, complessità nociva, non necessari prima, necessari ora. Cercherò fauna locale, essenze utili per adattamento di sciame. Procedi. Organismo può essere potenziato con 3 diverse mutazioni. Dopo aver scelto, attiverò sequenze in creatura. Migliorerò potenziale combattivo, scelta di mutazione non permanente. Puoi modificare in qualsiasi momento. E quindi vediamo che possiamo scegliere tra carapace indurito, che aumenta la nostra salute di 10 punti, ovvero appunto del 30%, e se vi do anche il tempo di leggere per bene tutta la descrizione. Ok, andiamo avanti. Sovraccarico surrenale, aumenta la velocità di attacco del 50%. Andiamo infine a vedere incremento metabolico, che è poi anche la mia preferita, è quella che userò generalmente nella campagna, ovvero questo aumento del 60% della velocità di movimento, appunto perché gli Zergling più sono veloci, meglio riescono a riposizionarsi sul campo di battaglia per poter assaltare il nemico. Ok, scelgo incremento metabolico, basta cliccare una volta, ora torniamo indietro. Come potete vedere, qui c'è, più avanti si aprirà questo pannello di Kerrigan, dove potremo migliorare delle abilità sia attive che passive che ci porteremo con noi durante tutta la campagna. Qui c'è l'archivio a cui potremo accedere una volta completate le missioni. Molte varie missioni, e qui possiamo accedere alla prossima missione. Rispetto a StarCraft 2 Wings of Liberty, una volta arrivati su un pianeta, la nostra scelta sarà quella di decidere su quale pianeta vogliamo andare. Una volta arrivati sul pianeta, avremo solo un set di missioni a disposizione che dovremo seguire in maniera lineare. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, possiamo scegliere i pianeti, ci sono più missioni per ogni pianeta, ma c'è, diciamo, non possiamo scegliere varie missioni su uno stesso pianeta. Andiamo subito a vedere la missione. Nafasha ha guidato la sua progenie in queste valli ghiacciate per combattere i Protoss. Non sappiamo se sarà disposta a unirsi a te. Quindi andiamo a vedere che abbiamo come obiettivo principale 5 livelli di Kerrigan, quindi una volta svolta la missione dovremo avere 5 livelli in più, e se riusciamo a svolgere anche gli obiettivi bonus potremo ottenere fino a 2 livelli in più per Kerrigan. Ogni livello aumenta le statistiche di base, quindi punti ferita, attacco e armatura, l'armatura solo saltuariamente aumenta, e ogni 10 livelli sblocchiamo una nuova abilità per Kerrigan, che sia attiva o passiva. Inoltre, al completamento della missione, sbloccheremo le Blatte, che sono un'unità di assalto corazzata, che attacca dalla distanza ravvicinata, e attacca solo unità terrestri. Vedremo poi più avanti che una ulteriore novità in StarCraft 2 è la totale personalizzazione dello sciame tramite delle missioni di evoluzione che consentiranno di specializzare ogni singola unità in un ceppo diverso che avrà delle peculiarità, ad esempio, non so, che si potranno blatte che potrebbero ad esempio attaccare più velocemente e rallentando il nemico, e blatte che invece potrebbero muoversi sottoterra e, che so, ad esempio attaccare da sottoterra. Questi sono solo esempi, non rispecchiano poi come saranno le blatte migliorate. Andiamo appunto ad avviare la missione.
Utile anche l'inserimento di checkpoint dove possiamo ricaricare nel caso perdiamo oppure nel caso non riusciamo a svolgere un determinato obiettivo. Possiamo ricaricare dal checkpoint. Ovviamente solo dall'ultimo checkpoint. Quindi vediamo che l'approccio degli Zerg è molto diverso, punta tutto sull'evoluzione continua dello sciame nel corso della campagna. Su questa luna si verificano fenomeni di freddo intenso chiamati ondate di gelo. Una di queste ondate si avvicina. Le temperature precipiteranno al punto che quasi tutta l'energia termica sarà dissipata. L'ondata passerà rapidamente, ma nel frattempo le truppe resteranno congelate. Percepisco creature indigene nei paraggi. Le loro madri alfa hanno potenti essenze. Potremmo usarle per adattarci a questo freddo. Parla in fretta. Lo sciame non riposa mai. Devo trovare una madre Alfa Ursadon e ottenere la sua essenza. Proseguiamo. Facciamo la sputa al rospo. E ora che c'è? Che ti ha chiesto niente? Questo Zerg è selvaggio. Non è sotto il controllo di alcuna entità superiore. Salutiamo la Lo nostra sciame è prima blatta. affamato. Non c'è molto tempo. Questo pianeta è mio. Avanziamo. Vediamo come Hai Kerrigan la ha mia intrapreso attenzione. il suo percorso di vendetta, Proseguiamo. Un'altra botta allontanandosi sull'altra. C'è dal qualcosa di molto strano. mondo Ostacolarsi. umano. Infatti, già non porta più con sé il fucile, ma utilizza i suoi attacchi psionici. Quindi Questo pianeta è mio. andiamo a Facciamo affrontare finita. un po' questi Ursanon. Lo sciame non riposa mai. Questo pianeta. L'ondata di gelo è prossima. Devo solo trovare una madre Alfa Ursadon. Ma non riposa mai. Non c'è molto tempo. L'ondata di gelo è arrivata. Le truppe sono congelate. Ursadon guidati da madre Alfa, forte essenza. Quando assimilata essenza locale, sciame resisterà a ondate di gelo. Chi ti ha chiesto niente? L'ondata di gelo sta finendo. Facciamola. E ora che c'è? Lo Andiamo sciame ad è affamato. assimilare Sputa. l'essenza. Assimilata, sciame resistente a ondate di gelo. Eccellente. E ora percepisco la colonia di Nafash nei dintorni. Altra abilità che ha acquisito Kerrigan dall'ultima missione, la possibilità di rintanarsi nel sottoterra insieme alla sua armata per rigenerare salute più velocemente. Aspettiamo che si curi la blatta. E possiamo andare. Avanziamo. Questo piano. Blatte ferite possono rintanarsi, rigenerare vita. Non riposa mai. Non c'è molto tempo. Lo sciame non riposa mai. Siamo appunto arrivati alla base, partiamo carica qui. Hai la mia attenzione. La genia di Nafash. I Protoss devono averla annientata. Risveglierò questa colonia per lo sciame. I Protoss hanno percepito il risveglio. Sanno della nostra presenza. La regina delle lame. Ma cosa ti è accaduto? Sei fragile e umana. Protoss.
chiedevo quando sareste comparsi. Dobbiamo informare Shakuras. Invieranno l'armata d'oro. Ti distruggeranno. Isha, dimmi che i Protoss sono fuori dalla portata di Shakuras. Lo sono, mia regina. Tuttavia, hanno delle guglie di collegamento psionico che possono amplificare la comunicazione mentale. In tal caso distruggeremo quelle guglie prima che i Protoss possano attivarle. Essenza di Madre Alfa aggiuntiva nei paraggi. Se recuperata, Shale diventa più efficiente durante ondate di gelo. Mi piace uno sciame efficiente. Se ne avrò l'occasione, caccerò alcune madri alfa. Facciamola finita. Completando questi obiettivi diventerai ancora più potente. Man mano che il tuo livello di potere aumenterà, cresceranno anche i danni, l'energia o la salute. Quindi, ragazzi, fieri Protoss, rallentatela, impegnatela in combattimento. Sfruttiamo il biostrato per poter muovere poi più velocemente le unità e allo stesso tempo iniziamo a sviluppare la base. Attaccheremo quando, visto che i Protoss non sono resistenti al gelo, sfrutteremo questa caratteristica per poterli braccare. Ondata di gelo in arrivo. I Protoss saranno vulnerabili finché non sarà passata. Appunto. I Protoss sono indifesi. Attacchiamo ora. Nulla potrà ostacolarmi. Attacchiamo ora. Seguiamo. Sfruttiamo anche le abilità di Kerrigan per distruggere più velocemente la base nemica. Generare altri sorveglianti per aumentare i rifornimenti. Forza, fatti sotto. Lo sciame è affamato. L'ondata di gelo sta finendo. Fuori una. Anche se distruggi le nostre guglie, avvertiremo Shakuras. Isha, invia un vivaio in questo punto. Mi serve lo sciame. Facciamo una camera evolutiva, adesso andiamo a vedere di andare a prendere la prima madre Ursodon. Avanziamo. Questo pianeta è non c'è molto tempo. Proseguiamo. Questo pianeta c'è ancora lì. Non c'è molto eccola tempo. Lì. Facciamo la finita. Nulla potrà ostacolarmi. Presenza di madre alfa utile. Visibilità aumentata durante ondate di gelo. Lo
Quindi man mano che distruggeremo... Oh, attenzione, dobbiamo andare in base. Presto arriverà un'ondata di gelo. Ce la faremo? Probabilmente sì. Parla in fretta. Non c'è... Continuiamo a sviluppare il biostrato, che ci dà tra l'altro visibilità. È arrivata un'ondata di gelo. Sfruttiamo il vantaggio. Annientiamo i Protoss. Sfruttiamo proprio questo vantaggio per attaccare i Protoss direttamente nella loro base principale. Lo sciame non riposa mai. Intanto facciamo altri Zergling. Sono molto veloci ad attaccare per cercare di fare quanto più danno possibile. Qui abbiamo trovato Nafash. Nafash, ormai avevo poche speranze di trovarti ancora viva. I Protoss la pagheranno molto cara. Qui vediamo come gli Ursadon siano presenti anche loro e da un certo punto di vista ci danno una mano. Tant'è che noi ora qui ci muoviamo, ci spostiamo da quest'altra parte. Lo seguiamo. Quindi terminiamo di 2, 4, 6, giusto quelli che ci servono. L'ondata di gelo sta passando. Il gelo è quasi terminato, ora dovremo ingaggiare battaglia contro i Protoss. Non c'è molto tempo. Abbiamo quasi preso il controllo di tutta la loro base. Vediamo ora di fare qualche blatta. Abbiamo distrutto anche la seconda guglia. Ne manca una. È inutile, Kerrigan. Shakuras ti distruggerà. Il tempo stringe, Kerrigan. L'armata d'oro verrà ad annientarti. È mio. Nessuna pietà. Lo sciame non riposa mai. Vediamo quanto sono forti gli arconti. Presto ci sarà un'ondata di gelo. Avanziamo. Potenziamo un po' l'esercito, anche se abbiamo moltissimi... moltissime blatt. Andiamo a cercare la prossima. Di gelo è qui. I Protoss sono indifesi. Attacchiamo ora. La prossima madre Alpha Ursa. Questo pianeta è mio. Eccola qui. È l'ultima madre Alpha Ursa che stavamo cercando. Presenza di madre Alpha assimilata. Sciame perfettamente adattato a ondate di gelo. Avanziamo. Stiamo spendendo il biostrato anche se ora non serve più. Hai la mia attenzione.
Andiamo a concludere la missione distruggendo l'ultima base dei Protoss, anche se in realtà col gelo non è neanche necessario, ora ve lo mostro. Possiamo direttamente andare a distruggere la loro ultima guglia, senza doverci preoccupare del resto. E dall'altro canto abbiamo gli Ursanon che, per quanto siano nostri nemici, sono nemici anche dei Protoss e fanno queste incursioni per ucciderli. Nessuna pietà. Qui non si passa. L'ondata di gelo sta finendo. Dovremmo ritirarci fino alla prossima tempesta. Abbiamo distrutto anche l'ultima base, quindi possiamo. Hanno abbattuto le guglie! Ritirata! La spedizione Protoss non potrà contattare Shakuras. Ora dovranno affrontare. Questo è tutto ragazzi, finisce anche il quarto episodio del Let's Play StarCraft 2 Art of the Swarm, ci vediamo alla prossima.